Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie su FIFA 19 chiamata C'era il calcio in Danimarca. Ancora la nostra carriera, no, ancora con il nostro Arus. E, signori, qua questa è una puntata che può dare un intero senso a un'intera stagione, proprio senza se e senza ma. Questa puntata può dare davvero un senso all'intera stagione. Guardiamo il signor calendario. Sconto diretto col Midtjylland. Andata di Europa League con lo Schalke 04. E poi partita con lo Genoa. Questa è la prossima. Sono proprio due puntate che possono davvero dare un senso alla stagione. Qua c'è il ritorno, quella dopo, quella che sarà quella di giovedì. Oggi questa è quella di martedì. Giovedì avremo ritorno a Schalke, Odense e la finale Coppa di Danimarca con Brøndby. Sono giornate calde, sono partite calde, caldissime. E ci sarà bisogno veramente, veramente dell'aiuto di tutti. Ma proprio non sto scherzando, davvero serve l'aiuto di tutti. Ora, qua squadra intanto proprio tutti, perché già adesso c'è la fare il turnover, per dire. Patrick, anche te. Se non fosse quella squadra lì, io guarda, ci avrei messo Victor. Se non fosse lo sconto diretto, ci avrei messo sulla destra Victor. Dov'è Victor? Il mio terzino destro Victor. Dov'è Victor? Dov'è? Victor Fredriksen, mi ci avrei messo lui. Ma è lo sconto diretto, mi servono i migliori. Quindi si va di dove fa i miei difensori? Bremer e Ruiz all'altro lato. Poi posto il Klaus De Mello, Pedersen, ok. Centrocampo con Ostergaard, Olea Garcia, anzi direi mettiamo così. E qua Pavoletti devo metterlo a riposo e devo metterci Galeano, anche se da quelle parti Galeano non ha proprio mai reso chissà quanto, ecco. Allora Alegna, posto di Alegna io ci metterei lui, mi sembra più difficile. Poi Gianmari Simula qua, posto di Davis. L'attaccante Sargent con Johnson in panca. Qua posto di Clausen, Johansen, anche se diciamocela tutta, non sta convincendoli. C'è molto meglio a centrocampo. È buono a sapersi, l'anno prossimo insomma un attaccante da sua destra c'è. Ripeto, c'è la possibilità di prendere uno di quei giocatori l'anno prossimo d'estate, di quelli che almeno uno di quelli che diciamo mi sono stati consigliati di recente, e vediamo. Poi la squadra è pronta così, vediamo la panchina se si può fare qualcosa. E questo è al massimo un po' promosso Jessen, ecco, promosso Jessen. Posto di Acosta, vabbè, a posto di Acosta. Panchina di giovani, panchina di nuove leve. E andiamo. Andiamo, signori. È il momento. Ci giochiamo il campionato forse questa partita. Dai ragazzi. Yar! Ok. Ci siamo, signori, ci siamo. Ci siamo.
sempre più bollente. Devo fare una cosa. Purtroppo non posso spegnere perché non ce la faccio stare senza qua l'infrescatore. Ma almeno posso ridurre la cosa. Ecco qua. In casa. Aros Midland, scontro diretto, migliori attacchi. Signori, li abbiamo battuti in coppa, anche se coi titolari. Adesso con gli altri dobbiamo batterli in campionato. Non sarà semplice, ma possiamo farlo. Dai ragazzi. Midland, piuttosto Guardingo e Catenacciaro, manda via! Bravo Persson! Post guard. Galeano. Oleaga di là sulla fascia. Vai Johansen, vai Albin. Vai Albin. In mezzo. Sargent! E dai Sargent! E dai Sargent 1-0! E dai Sargent! Oh, bene così! Bene così! Importantissimo sto gol, sarebbe importantissima anche questa vittoria. Bravissimo Sargent, bravissimo, bene così. Non credo l'abbia presa benissimo, infatti è un po' disturbato, ma alla fine l'importante è metterla dentro. Credo sia il 18° gol in campionato per il nostro Sargent. Ormai spedito verso il titolo di capocannoniere. Però adesso stiamo concentrati. Non buttiamo sto vantaggio. Non buttiamolo. Non buttiamolo. Dai ragazzi. Bravo Galeano. Però no, no, no. Ancora bravo Galeano. Così. No, calmi. No, 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 no. No, bene. Ok. I miei giocatori non sono più in grado di proteggere il pallone e non so il perché. Gara che si rischia sotto la pioggia e questo poi è una cosa ho notato la scorsa puntata. I miei giocatori non proteggono più il pallone. No, no. No, bravo Patrick. Bravo Patrick. Bravo Johansen, niente. No. No, 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 fuori gioco, ok, ok. No, per un attimo ho temuto che si stesse inventando qualche mirabolante rigore. Di là sulla fascia a Johansen. Vai Albin. Albin. Patrick. Cross in mezzo. Avanti signori. Avanti signori. Andate via. Bravo Galeano. E la nonni nonni nonni. E vabbè. Hanno trovato il gol del pari. Loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque. Si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Mario Brisegno. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol del vabbè, oh. Mi ha segnato una volta, possiamo farlo di nuovo. Dai ragazzi. Posto, di là sulla fascia. In mezzo. Sargent! No, ma no, non dai. No, no, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Bravissimo Albin che lo salta. Bravo Albin. In mezzo. Troppo. 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 E l'arbitro dice troppo. Bastare i primi 45 minuti di gioco sul fine primo tempo. 1-1. Peccato quel gol sul finale di primo tempo. Peccato. Chiudere il primo tempo in vantaggio non sarebbe stato male. Comunque. Oh, signori, dobbiamo continuare. Dobbiamo crederci. Dobbiamo portarci a casa questa vittoria che assolutamente ci serve. Dai, ragazzi. C'era rimessa con le mani. Perché è nostra? L'avevo spazzata via io, ma vabbè, ok, grazie arbitro.
Vai. Oh. No! Buona, meno male. Meno male. Bravo Pedersen. E dai, ragazzi. Sargent, no. Bella, bella. Scamari. Cross in mezzo. Non ci credo. Comunque ora si fanno dei cambi. I cambi di Galeano. Di là. Niente, Dorian. Niente. Mamma mia, stava per segnare una rete. Palla fuori. Palla che è uscita non niente. Cambi. Cambi, assolutamente cambi, cambi. Allora, Johansen non ne ha più. Eriksson, Svensson al posto di Simula. E poi ci chiederemo come mai. Allora, Jessen. Fiducia a Jessen. Avanti. Fiducia a Jessen. Che Ostgard mi sta morendo in campo. Amuni. Avanti. Così ci credono. A te, Galeano. Ci sarà un cambio. A mezzo. C'è stato. Due. Vabbè. Niente, dai. E qua batte Eriksson. Che ne viene fuori, non ne ho idea. A mezzo. In mezzo. Azione sfumata, senza problemi. Sarà nuovamente calcio d'angolo. No, non ci... Vabbè, non ci posso credere. Oh, bello. Bello. Lo scappetto. E sergente scavetta. Il sergente scavetta. Il sergente scavetta! La scavetta! La scavetta! La scavetta! Mamma mia, sergent, 19! Sono 19! 19! 19! 19! Mamma mia, ma che comando! Comunque, sergent, vabbè. La regia ci mostra nuovamente il gol. Sergent, veramente. Questo campionato è pazzesco. È qualcosa di veramente pazzesco, Sarri. 19 gol. Sullo scudetto c'è tanto del nostro sergente. Se mai riuscissimo a prenderlo, a vincere lo scudetto anche quest'anno, su questo scudetto ci sarebbe tanto del nostro sergente. Ma adesso siamo concentrati. Non buttiamo via questo vantaggio. Dai, ragazzi. O qualcuno ci vuole andare, però. Bravo Patrick. Vai Galeano. No! Girare il pallone. No, Giorgio. Ecco. Portiere chiamato in causa qui. Di là che. Dai che ci arrivi. Bene. Sergeant di là. Persen. Dai che l'ho visto insieme. Vai Svensson. Vai Svensson. Vai Svensson. Eh? Galeano! Vabbè, dai, fa niente, dai. Persen, ok. Jessen. Svensson. Vabbè. Ne ho cercato troppo io stavolta. Ho cercato troppo, ho chiesto troppo al nostro Dorian Gray. Vabbè. Vai, no. No. No, per favore. No. Per favore. Anda lì. No. No, raga, non è proprio. Cioè, boh. No, non ci posso credere. Cioè, palla, voglio capire com'è che non c'è andato nessuno. Com'è che non l'ha presa nessuno dei nostri. Come? 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 Com'è che non. Ha concluso in porta con determinazione, realizzando davvero un bel gol. Ultra offensivo. Abbiamo pochi minuti, ma ci serve sta vittoria. Dai, ragazzi. Parrick. E qua. Jessen. Svensson.
No, 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 raga, che cacchio c'è? Ma che... Ma tompite le forze, che c'è un calo di zuccheri, c'ha avuto. Vai. Sergeant. Sergeant, eh sì. Vabbè. Oh, no, 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 bravo Bremer. Oh, dai che ci siamo, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Di là, Galeano. Ma uno che si inserisce. Ok, Persen. In mezzo. Vai, e mi sa che questa è l'ultima occasione. Primo palo. Dai, che... Tocca di non mi fa niente, quello ci vai rovesciato. Dai, ok. Erickson, in mezzo. Sergio! Poteva fare certamente. Finisce così, sul risultato di parità. Le condizioni del campo certamente non hanno penalizzato lo spettacolo, che è stato veramente di alto livello. È vero. Considerando tutto, il livello di gioco è stato molto elevato. No, ma è incredibile. 2-2, altro pareggio, e non vinciamo una partita in campionato da non so quanto. Non va bene. Non va bene per niente. Non va bene per niente. E adesso ci abbiamo lo Schalke, giustamente. E adesso ci abbiamo lo Schalke. E adesso ci abbiamo lo Schalke. Simula tutto. Avanti. E andiamo a noi. Questo cosa c'è? Conferenza? Me ne frega niente la conferenza stampa. Andiamo qua, andiamo alla partita contro lo Schalke. La Russia ci vuole l'allenatore nazionale, ma no. E quindi. Vai di Schalke, vai di Schalke. Quanto sarà dura questa. Sarà durissima, e io lo so che sarà dura. Sarà dura per davvero questa. Intanto devo ripristinare un poco di giocatori. Olea Garcia, poi dove Galeano, ok, sono tutti mezzi stanchi, ma che ci posso fare, io non posso rinunciarci. Johansen, e poi difesa, che poi sono queste cose che avrei dovuto fare durante la prova, durante la, cioè prima, ma vabbè. Dov'è Bremer? Bremer, dove accidenti sei? Oh, Bremer. Poi. E sono tutti lì, vabbè, Svensson, Simula è ben so stanco, Svensson. Poi, niente più importante la panchina. Salve. Ci attende un'altra sfida impossibile, ma noi ci proveremo a superarla. Dai ragazzi, no! Ok, pronti signori, semifinale andata Europa League. Non ho ben capito se siamo in casa o fuori, credo che siamo in casa. Ah, significa che possibilmente dovremmo cercare di evitare di fargli fare gol, fargli fare meno possibile. Proprio che siamo in casa nostra, ma non lo so. Tanto già siamo arrivati in semifinale, abbiamo fatto veramente un'impresa pazzesca, veramente pazzesca. Arrivare qua alle semifinali è qualcosa che io ho skippato solo una volta. Voglio sperare che facciamo vedere le formazioni, anche se non ce n'è uno, dicati uno che io conosca di questi qua della squadra di ora
dello Schalke. Ecco quelle strette di mano. Non ce n'è uno che io riconosca, ma proprio neanche uno. Non ce n'è proprio manco uno. Questi chi sono? Non ne riconosco neanche uno. Oh, adesso le formazioni. Partiamo dalla nostra, dallo Schalke. Klaus De Mello, Ignacio, Persson, Orban, Asta, davanti a Persson, poi in centrocampo Acosta, Pavoletti, Alegna, Davis, Ruiz, Klausen. Insomma, formazione tipo, diciamo, salvo Pavoletti al posto di Minala, come sappiamo, fortunato, da mo' che è infortunato. Schalke risponde con Mateus, Brunner, Franco, Bugino, Musculo, Gilbert, Loftus-Cheek, Davis, un altro, Serdar, Iaeacho e Dennis, il tanque. Va bene. Il tanque, non lo so, comunque. Vabbè. Vediamo cosa riusciamo a fare. Dai ragazzi. Vai. Pavo. Pavo da fuori. Dai. Niente, dai. Fa niente. Fa niente. Bene. Ok. Lancia lungo. Benissimo. A Emmanuel Davis. Non è il tanque. No vabbè. Già ci cominciamo con la sfiga anche adesso. Ci cominciamo già con la sfiga. Bene. No. Calma, siamo molto calmi. Siamo molto calmi. Bravo Simone! E porca! Dai che. No! Bravo Persson! Bravo Persson! Di là! Davis! Kellin! Dai che ho visto l'inserimento! Bravissimo Simone! Vai Simone! Il cross! Niente! Kellin! Un attimo, mi sembrava gol, illusione ottica. Illusione ottica. Calmi, stiamo molto calmi. Bravo Pavo, bravissimo Pavo, Kellin. Ok. Di qua. Bellissimo! Vai Klausen! E vai Klausen 1-0! Vai ragazzi, 1-0! Bene così, dai, bene. Ce la stiamo giocando bene. Bella palla di Alegna per Klausen, che non sbaglia. Da lì non sbaglia il nostro Klausen. Mamma mia dove l'ha piazzata. Bene così. Bene così signori. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. E adesso portiamocela a casa, magari anche incrementiamo se possiamo, ma portiamocela a casa. Dai ragazzi. Ora adesso attaccano. Calma, siamo molto calmi, però ci vogliamo andare per favore. Persson, meno male. Mamma mia, parata di Persson, grandissima. E manda via sta palla. No, bravo ancora. Bene Persson. Niente, non ci va nessuno. Ragazzi, ma vogliamo un attimo svegliarci. Siamo passati in vantaggio, ok, bene, ma 1-0 non è niente. Non è niente ancora, meno male Persson. Sarà calcio d'angolo per lo Schalke. Perché? È arrivata l'ammonizione da perché? Pensava di averla fatta. Per quale motivo? All'arbitro attento, ha solo concesso il vantaggio. Ma dai. Ci sta, sono trasti di gioco, ecco. Occhio al pallone in mezzo. Bravo Kellin. Mamma, ci stanno schiacciando male. Dobbiamo uscire dalla nostra metà campo. Dobbiamo uscire. Bravo Simone. Ok.
no! No, no, mia! Ma perché? Per questo inquadrato, per inviare, per inviare! E tutti i fermi! Vabbè. Oh, vabbè, dai, non è detto l'ultima, dai, vai, vai ragazzi. Vabbè, niente, Luiz subito, 2-1. E la ristabiliamo, 2-1, e vai. Ma un po' meglio, era meglio l'1-0 del 2-1. Ma va bene lo stesso. Vabbè, 2-1. Benissimo così. Benissimo così. Bravo Carbeglio, bravo Berruiz, bene, 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 bene. Adesso per favore, adesso non facciamoci schiacciare, non facciamoci rubare sta partita. Avanti signori, dai ragazzi. Bravo, di là, ok, bene, Davis, lancia, poi Alfonsino, Alfonsino. Alfonsino! E vai Alfonsino 3-1! E vai Alfonsino! Oh, vai! Bene! Bene! Benissimo, già va un po' meglio! Già va un po' meglio! Già va un po' meglio! Bravo Alfonsino! Mamma mia! Di collo destro sto a passare la porta! E di collo destro fulmina il loro portiere. Dai, 3-1, bene. Bene. Altro, di fatto ha segnato tutto il trio d'attacco. Bene così, signori. Continuiamo così, dai ragazzi. Fine primo tempo. Fine primo tempo. Buono. Decisamente buona partita. Dal centrocampo in su, difesa lasciamo perdere. E ancora io c'è tutto, ma ancora me la vedo in testa tutta una linea difensiva che si vede passare il pallone qua davanti e non fa niente nonostante, nonostante prendersi il quadrato per far risaltare, far inviare via la palla di testa, tutte guarda la palla. Comunque 3-1, bene così, bene la partita, buon risultato. Crystal Palace, cioè si rischia la fine Europa League a Crystal Palace Arus. Quanto ignorante sarebbe fino a Europa League. Ma comunque vabbè, vediamo. Bene signori, intanto dobbiamo portarcela a casa. Avanti, continuiamo come abbiamo fatto il primo tempo. Decisi, Davy Kinky, dai ragazzi. Abel, sveglia però Abel, io mezz'ora fa ho premuto per fare il passaggio, ma non interagisce quando dice lui. Vabbè, io non sto vizio che anni di, vabbè, centravanti qua di rimbattere rimesse laterali, non lo capisco sta cosa che c'è. Vabbè, comunque a legna tira la legna, vabbè, niente, palla in angolo, primo palo, in mezzo, e questo vabbè, niente. Mamma, vabbè. E tanto non è uscita neanche di molto, anzi. Bene. Ok, scambiamo. Ma uno si inserisce, no, non. Dai che c'è spazio. Poi Alfonsino, Alfonsino di doppietta. Cacchio, preso. Come l'ha presa? Come? No. Vabbè. Primo palo. Dai. E niente. A legna, tira la legna. Vabbè, niente. E tua, e tua. Bene. Carbeglio, sveglia. Carbeglio, mi premo mezz'ora fa per fare il passaggio. E non lo fa. Ma... È uscito il pallone. Perché non. È dura. Calma. Stiamo toccando. Bello! Bella sta apertura. Sì,
Sì, vabbè, poi sì. È partito il momento Olly e Benji e ufficiale, guarda che fanno, guarda che fa. Meno male che ogni tanto qualcuno di queste cose mirabolanti le sbaglia, perché sai com'è, cioè, sono un, o qualcuno le sbaglia, vuol dire sono un 11 pirlo, e capisci, insomma, non mi sembra normale. Il tutto funzino, niente, ma niente, ora il loro portiere para tutto. È il momento in cui il loro portiere para tutto. L'avevamo chiusa sta partita, era chiusa, meno 4-1 l'avremmo fatto, era chiuso il discorso qualificazione, sarebbe stato pressoché chiuso il discorso qualificazione, ma niente, noi dobbiamo soffrire fino alla fine. Ah, no, vai. No, ma dove? Ma dove è sto fallo? Dov'è sto fallo? E porca trota. Minchia. Ah. Bravo Persson. Si prepara a difendere su questo corner, attenzione. No. No, 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 la no. No! Persson. Non rinviare, non rinviare, porca rinvia chi te l'ha chiesto. In sua. Dai, calma. Fine. 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 No, oh, 3-1 buono. 3-1 è ottimo, signori. 3-1 è davvero ottimo. 3-1 è davvero ottimo. Un ottimo punto d'inizio. Tanto 2-2 fa Crystal Palace e Siviglia, mi sa che passerà il Siviglia. Non ce lo vedo Crystal Palace a vincere a Siviglia, onestamente non ce lo vedo. Chi lo sa, tutto può succedere qua. Assolutamente tutto può succedere. La offerta ritirata dalla Russia e mi dispiace. Østgaard, allora Østgaard ci porta dalla Norvegia. Jonas Fredriksen. Ma non mi... boh. Einar Rasmussen. Minchia, 250.000 a 15 anni. Ah, allora, aspetta. Fammi vedere se c'è qualcuno da svincare. No, Carl Carlson è mascotte. Jukka Virtanen. Mats Johnson. Ma non ce n'è uno che posso... sono tutti combinati male. Io ho una svenza. 110. Ma io so perché mi picchiavo questo. Jonas. No, se strade si dividono, si separano. No, non è questo. È Einar Rasmussen, ingaggiato. Poi Arvid Rasmussen. No. No. Christian Mikkelbust. No. Einar Gundersen. No. Rimane solo Jonas. No, va, niente. Però tra l'altro mi sa che adesso i miei osservatori, mercato globale, no, i miei osservatori, io adesso, allora. Ufficio staff primavera, mi sa che sono tutti, ecco. No, Oster sta ancora seguendo giocatori. Lucas Østgaard sta ancora seguendo dei giocatori. Gli altri due sono disponibili, però allora Østgaard, senti, Nicolai, mi fido di te perché Frizz mi porta solo i parenti suoi. Allora fai seguire i giocatori in Danima. Posso in Danima? Quanto mi costa farli seguire in Danima? Quanto mi costa fargli seguire in Danimarca? 162.000, si può fare. Avanti. Dai. No. Ah, e Freeze invece fai seguire i giocatori. Dove li faccio seguire? Che in Canada. Posso farlo seguire in Canada? No, no, abbiamo detto Scannino. Allora... abbiamo seguito Finlandia, riprendiamo con la Finlandia per Freeze. Per
Friis si riprende la Finlandia. Avanti. Olè. Quindi è Norvegia, Danimarca e Finlandia. Ok. E quindi ripartono per cercare altre nuove promesse. E noi andiamo. Questa partita col Nordjylland. Oh signori, dobbiamo ricominciare a vincere in campionato, perché altrimenti diventa un problema serio, eh. Dobbiamo ricominciare a vincere in campionato. Allora, Persson mi sta morendo in campo. No, no, è ancora sta. Ancora sta, però. Allora. Meglio. Posso dare fiducia a Fredrickson? Ho fiducia a Fredrickson, che Patrick mi sembra che stanco. Poi difesa Bremer e dove sei? Ruiz. E Ruiz, Bremer e Ruiz. Terzino sinistro torna Pedersen. Poi centrocampo con Oleaga Garcia. Poi con dov'è? Galeano qua al centro e la sinistra Østergaard. Dov'è Østergaard? Østergaard. Vabbè, qua ci mettiamo il giovincello Jessen, che non un'altra volta non mi è dispiaciuto in panca. Per quanto riguarda l'attacco, direi allora Albin Johansen fa questi fondi. Questa fine di stagione è l'ultima che ti fa da attaccante, tornerà a centrocampo dalla prossima. Sargent, Simula e Simula posto di Davis. Farei. No, vabbè, andiamo così. Direi che andiamo così. Anzi, sai che c'è? Dov'è più bello? Jessen, voglio provare lui dall'inizio, così provarlo, e Østergaard lo facciamo entrare a partita in corso. Voglio provare così. E la panchina l'ho sistemata. Erin Moller, ok, va bene, voglio provare così, dai ragazzi. Ok signori, ci siamo. Partita al Nordjylland. Per ora in campionato non stiamo andando affatto bene. Dobbiamo riprendere a vincere. Cioè, ci serve. Dobbiamo riprendere a vincere assolutamente, perché non può essere. Non può essere. Siamo ancora primi a un punto dal Midtjylland. Dobbiamo riprendere a vincere, altrimenti ci superano. E poi diventa un problema. Signori, portiamocela a casa. Dai ragazzi. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Ah. Partono dunque col 5-2-3. No, e tema. Bravo Fredrickson. Bravo Fredrickson, mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto. Aspettiamo di vederlo in azione. Manda. Ma che è sta cosa? Costa. Oh, no, no. Bene. Galeano di là. Vai Fredrickson. Oh, vabbè, fa niente, dai, ancora angolo, stiamo lì, intanto stiamo lì, in mezzo, Sargent, vabbè, non ci credo, Jessen, provalo il cross, peccato, bello era, peccato, vai, vai, ripartiamo, bene, di là, ok, Gianmari, bene. Sargent, bellissimo. Vai Albin. Incredibile. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Quanto mi puzza di beffa a me sta partita. Quanto mi puzza di beffa. Primo palo. Mezzo a chi?
E Ruiz e niente, 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 niente. Ok. No, 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 no. Ci vogliamo andare? No! C'è la conclusione. Può portarsi in vantaggio. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro. Se magari. Ho detto che io temevo la beffa. E la beffa è arrivata. Eventuali spazi. Alla prima azione praticamente. Prima azione, primo gol. Giusto al momento giusto. Person ha fatto il miracolo, ma poi niente. Comunque, dai ragazzi, sì, ma no, 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 dai, ma che perché la lisciamo sempre la ribattuta? Com'è possibile? Com'è possibile? Di là, bene, Persen, cross, niente. Sì, Simula, dove cacchio la tiri, Simula, porca mica, Simula, dai. Ma che cazzo, hai mirato lo Sputnik, hai mirato. Dai signori, per favore, bene. Ma perché? Ma dov'è? Dov'è sto fallo? Dov'è? Dov'è sto fallo? Dov'è? Vai Persson, ma porca di quella. Vai che... Sì, vabbè, vedi che cacchio di stava entrando. Perché? Perché? Mia. Ma chi te l'ha chiesto? Chi te l'ha chiesto? Palla nuova vera in possesso. Ah, Jessen. Lancio. Oh, oh, bello. Vai, Sargent. Vai, Sargent. Vai, Sargent. E del gol, Sargent. Andiamo. Balla a prendere che dobbiamo vincere questa partita. Vai, Sargent. Sono 20. Sono 20. Mamma mia, Sargent. E che co. Una macchina da guerra quest'anno. Questa stagione Sargent è veramente una macchina da guerra. 20 gol in campionato. Mamma mia. Signori, adesso però dobbiamo andarla a vincere. Dai ragazzi. A mezzo. No, sono che niente. Forse è infortunato uno di loro. Dispiace, capita. Fine primo tempo. 1-1, c'è di buono che dopo lo svantaggio completamente immeritato siamo riusciti a riprendere la partita in mano. Siamo riusciti a ripareggiarla. Grazie a sto mostro di quest'anno che Mittillan pareggia. Attenzione, Mittillan sta pareggiando. Oh, vogliamo vincere sta partita e allungare un po' avanti. Vogliamo? Vogliamo farlo? Vogliamo farlo? Dai ragazzi. Yar! Dalla a lui. Ecco. Persa in mezzo. Niente. Attento qui il difensore. Galeano. Oliaga. Jessen. Niente. Niente, vabbè, dai. Lancia. Sì, vabbè, Gialmari non mi sta piacendo sta partita, eh. Gialmari mi sa che lo cambio. Mezzo, niente. Peresen. Vabbè. Vabbè. No, 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 Galea, no. Patrick. Patrick. Patrick, dove sei? Patrick, dove sei? Patrick, dove sei, Patrick? Il ruolo di terzino destro è il tuo, dovevi esserci tu lì. Comunque, cambi. Cambi, passiamo a Ostgard al posto di Dorian Gray. Anzi. No, perché Jess... Vabbè, no, no. Ostgard al posto di Jess. Poi allora Svensson al posto di Simula, Eriksson al posto di Johansen. Proviamo così. Avanti. Forse l'ha colpita male. Avanti signori. Ha preso l'effetto desiderato. Oh. Ah no, sono i nostri tre cambi. Va bene, ok. Va bene signori. Una scelta rischiosa. Personalmente per Kemaros. Lo proviamo. Può riuscire? Può riuscire? No, ma no, Eriksson.
Ciao, calo di zuccheri di Eriksson. Sì. Oh! Mamma, bravo Fredriksson! Bravo. Oh no, va bene! Ancora Fredriksson! Bene! O comunque Fredriksson in difesa sta facendo la sua onesta partita, Mi sta piacendo Fredriksson oggi questa partita in testa. Cross in mezzo. Eriksson, niente. Niente. No. E questo non è fuori gioco. Vabbè. No, vabbè, niente. Meno male. Vero, non è Patrick, è Fredriksson, vero? È Fredriksson. Io prima dicevo a Patrick, ma non c'era Patrick. Scusa, Patrick. Non stai giocando in questo momento. Perché me l'ho presa con Patrick? Vabbè, comunque. Pedersen dalla Svensson, bene. Svensson, ma non ci credo, dai, mamma mia, ha fatto una cosa meravigliosa Svensson. Non ci credo. È angolo? No, è nell'oro. Oh, se è fuori ha dell'assurdo tutto questo. Vai Ostergaard, passala, ok. Svensson, ma non si fischia sto fallo. C'è proprio, in gergo tecnico in Sicilia questo si definirebbe ammottone, proprio spinto. No. Ora ho cominciato a giocare di prima. È partito il momento Ollie e Benji. Oh, fine. E non riusciamo più a vincere. Non so da quant'è, ma non riusciamo più a vincere una partita. E il Mitilan ha vinto. Ci ha scavalcato in classifica il Mitilan. E adesso allora intanto alleniamo giocatori. Bello questo allenamento, mi è piaciuto, proprio mi è piaciuto. E direi di andare alla partita. Io non capisco perché. Avanza. Andiamo a partita contro lo Schalke, e partita che faremo la prossima puntata. Intanto per reso conto mensile, squadra primavera. Allora, vediamo un po' i nostri giocatori come vanno. Uno è Postarie, questo Virtanen. Poi tutti i sedicenni, qualche quindicenne qua e là. Non abbiamo una gran primavera al momento, però magari cresceranno e vedremo. Comunque grazie mister. Stare sempre fuori. Krause, ma sei titolare, che cazzo di... no, sei scemo Krausen, cioè tu sei scemo. Sei titolare fisso. Vabbè, cose folli. Signori, io direi salutarci qua. Per oggi diamo appuntamento alla prossima puntata di questa serie, questa carriera su FIFA 19 sul nostro Arus. Una prossima puntata, beh, sarà un'altra puntata campale praticamente. Andiamo a vedere il calendario. Sei fiere ritorno di Europa League, Odense e finale Coppa Danimarca. Ditemi voi se questa puntata non sarà qualcosa di fuori di senso, qualcosa di completamente insensato. Vedremo. Detto questo, signori, noi ci salutiamo qua, appuntamento prossima puntata, come ho detto prima. Semplicemente alla prossima.